Ricordiamoci che l'intento quando noi studiamo Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Salve a tutti. Quando c'era il santuario a Gerusalemme, in quel periodo, c'era una grande rivelazione divina. E di conseguenza il popolo ebraico era di natura attirato al servizio divino. Aveva un vero desiderio, una vera voglia di fare la volontà divina. E invece le cose materiali di questo mondo, da dover mangiare, bere, dormire, lavorare, arare, eccetera, queste cose li facevano perché sono obbligati, non perché veramente volevano fare queste cose. E dunque facevano in maniera temporanea, in maniera freddolosa. Invece, nel periodo dell'esilio, la situazione è il contrario. La persona di natura è attratto verso i bisogni del suo corpo e i concetti di questo mondo, tutte le cose materiali. Invece il suo servizio divino e il suo amore per Dio, questo avviene tramite una grande fatica, un grande sforzo. E dunque, se uno vuole sviluppare amore e timore per Dio, deve faticare tantissimo. Invece, per cose materiali è spontaneo. Presto arriverà Mashiach e tornerà tutto in ordine. Tutte le cose materiali non valeranno niente, perché ci sarà una grandissima abbondanza. E tutte le cose spirituali avranno un grandissimo valore, perché si capirà e si vedrà cosa è veramente importante. E dunque bisogna cominciare a investire nelle cose che prenderanno valore. Non conviene investire tutte le nostre risorse in delle scemenze che poi tra poco si svaluta tutto. Ciao a tutti!